Visionaria prende corpo da oggi al 24 novembre. Il Festival dell'Innovazione della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in collaborazione con la Regione, al Palabecci del Porto Turistico. Vari momenti che scandiscono l'evento tra start-up, imprenditoria femminile, intelligenza artificiale, un caleidoscopio di momenti rivolti anche e soprattutto ai giovani e alla presenza di personalità del settore. Si è partiti da una tavola rotonda su innovazione, sostenibilità e transizione ecologica. Ascoltiamo Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Chieti-Pescara, Giuseppe Tripoli, segretario generale Union Camere, e Marco Marsiglio, presidente Regione Abruzzo. La domanda che faccio io in prima persona è: diamo il significato reale, pratico, di cosa significa transizione ecologica ed energetica? E questa è una risposta che io immagino che significa, ma si ha la percezione che non sempre venga recepita. Allora vogliamo arrivare con questa tavola rotonda a spiegare, a capire cosa intendiamo veramente per transizione energetica e a che punto siamo. Visionaria è effettivamente un evento di grande interesse, di grande importanza, è la terza edizione, perché mette insieme una serie di soggetti che a livello territoriale costituiscono l'ambiente, il contesto nel quale l'innovazione si può sviluppare. Noi pensiamo che le camere di commercio, la rete delle camere di commercio possa essere l'infrastruttura di base su cui queste realtà si possono mettere insieme, gli hub dell'innovazione. Ogni camera può diventare un hub dell'innovazione e da questo punto di vista Chieti-Pescara è un passo avanti. Beh, ci sono in campo tanti progetti. Produrremo idrogeno pulito dalla produzione ricavandolo dalla produzione di scarto della fabbrica di Bussi, dalla fabbrica chimica di Bussi. Questo idrogeno andrà ad alimentare gli autobus che collegheranno nella Marsica alla zona degli altipiani delle Rocche.